Buongiorno a tutti, se siete d'accordo proporrei di iniziare. Penso abbiamo già un po' di partecipanti, tanto ora stiamo. Ok, per me. Allora, come sapete, questa è la seconda occasione di incontro nell'ambito del percorso formativo previsto dal progetto Gioconda. È un momento di formazione che abbiamo già svolto come prima sessione la scorsa settimana in collaborazione con la provincia di Brescia. Invece l'occasione odierna è promossa dalla provincia di Lecco, che è il nostro ospite odierno. Se fossimo fisicamente in una sede ci troveremmo oggi probabilmente in provincia di Lecco. E questo incontro ha l'obiettivo di effettuare un'introduzione sul tema dei dati aperti, quindi di restituire a voi partecipanti le evidenze di quello che è un percorso ormai quasi biennale che abbiamo svolto con una rete di partner pubblici e privati nell'ambito di questo progetto Interreg, che si basa e fondamentalmente nasce dall'idea di valorizzare il patrimonio informativo in possesso delle amministrazioni pubbliche, soprattutto in ottica transfrontaliera, quindi nell'ottica di una collaborazione anche istituzionale fra Italia e Svizzera nel caso specifico. L'incontro odierno appunto ha come obiettivo quello di fornire innanzitutto un inquadramento, vedrete nella sessione dedicata ai dati pubblici e dati aperti, che cosa sono gli open data in ambito di government, cosa significa utilizzarli, cosa significa scegliere i differenti formati, corredarli da metadati, de definire le licenze che li accompagnano. E successivamente, a partire dalle 10:30 circa, avremo modo di entrare nel vivo di come fare a pubblicare i dati, come può un'amministrazione, un ente locale procedere nel percorso di pubblicazione, sia attraverso una serie di strumenti e checklist a supporto, sia partendo dal caso concreto e specifico e di rilevanza istituzionale notevole, come quello rappresentato dal portale Open Data di Regione Lombardia. Infine, l'ultima parte di questo incontro sarà dedicata a un'introduzione al tema della sperimentazione della piattaforma Gioconda. L'obiettivo di questo progetto ha portato a realizzare e a dar vita a una piattaforma particolarmente innovativa che vo è volta a valorizzare i dati in maniera, diciamo, un po' più performante, un po' più originale, diciamo, rispetto a quelli che solitamente vengono pubblicati nelle sezioni di trasparenza delle varie istituzioni. E vedrete con Lorenzo Summaruga in chiusura di questo incontro di che cosa si parla e introdurremo quindi l'effettiva possibilità di utilizzarle, di sperimentare questo lascito del progetto Gioconda. Questi sono i temi della mattinata, in un paio d'ore, una sessione formativa di un paio d'ore, che sarà introdotta dai colleghi Irene Vanini, ricercatrice del Politecnico di Milano, che ci spiega nel dettaglio quali sono gli obiettivi del progetto Gioconda e che cosa è stato fatto in questi 2 anni. E poi a seguire Glenda Parada ci illustrerà il motivo e la rilevanza della partecipazione degli enti locali, degli enti del territorio a questo progetto, che cosa significa e quali opportunità consente pubblicare Open Data per le amministrazioni. Io sono Maurizio Mastrolembo, ho presentato un po' il percorso, non mi sono presentato io, sono della società EasyGov Solution, che è partner di questo progetto.
Non aggiungo altro e cedo subito a Irene la parola. Grazie mille Maurizio, so che stai per consentirmi di condividere lo schermo e infatti ci siamo. Ok, condividi e a questo punto con le lentezze tipiche di PowerPoint e una dimensione adatta affinché sia tutto visibile dagli schermi a casa, faccio una panoramica veloce su quello che è stato il progetto Gioconda, che va a concludersi tra poche settimane e che culmina appunto con queste sessioni di formazione. Gioconda è un acronimo che sta per gestione integrata olistica del ciclo di vita degli Open Data. E quello che abbiamo fatto nei due anni passati è stato proprio di provare a occuparci del ciclo di vita dei dati aperti dalla A alla Z. Quindi nelle prime fasi del progetto, grazie alla collaborazione di EasyGov e Fondazione Bruno Kessler, abbiamo analizzato qual è la domanda di dati da parte del territorio, sia pubblico che privato, riscontrando per la verità più che una reale domanda specifica di informazione, una scarsa consapevolezza delle potenzialità dei dati e una generale difficoltà ad approcciarsi all'utilizzo dell'analisi di dati in grande scala per le decisioni, siano esse di business o che riguardino le politiche pubbliche. Con questa consapevolezza sono proseguite le altre attività di Gioconda, anzitutto la costituzione di una piattaforma di linked open data che già citava Maurizio e la relativa definizione delle caratteristiche dei dati. Grazie a Regione Lombardia e SUPSI c'è a regime un metodo per le amministrazioni per pubblicare i dati e eventualmente lottizzarli. Ci troviamo oggi in una delle due fasi finali che corrono parallele, quella dell'implementazione, e quindi facciamo questa sessione di formazione e i rappresentanti delle amministrazioni che vorranno candidare il proprio ente potranno anche sperimentare la pubblicazione dei dati, non in questa sede, però per l'appunto i materiali e senza dubbio i contatti rimarranno a valle di questo incontro e potrete sollecitarci in ogni momento. L'altra attività, che è quella specificamente in carico al Politecnico e su cui spenderò adesso due parole, è quella della valutazione. In Italia e in Europa siamo poco abituati a valutare le politiche pubbliche e nello svolgere questa attività abbiamo trattato la gestione dei dati proprio come un programma pubblico che possono fare anche gli enti locali. Parlo un pochino di valutazione e di impatti dei dati aperti perché sono le buone ragioni per cui oggi siete qui con noi a svolgere questa formazione. Gli impatti dei dati aperti costituiscono una forma di public value che si traduce letteralmente con valore pubblico, ma significa essenzialmente un valore al servizio di tutti, quindi delle amministrazioni stesse e della società civile. Questo valore può essere di tipo economico, perché l'informazione può stimolare il territorio a nuove attività, può riguardare l'efficientamento interno dei processi amministrativi o delle dinamiche interne degli enti, non da ultimo il processo di decision making, ha un valore socioculturale. Qui ascolterete più tardi Yolanda Pensa, che appunto è un'eccellenza rispetto all'utilizzo dell'informazione culturale, quindi vi fornirà sicuramente degli esempi di cosa significa condividere il valore culturale tramite la circolazione di informazione strutturata, in un ambito politico, perché riguarda da vicino la trasparenza
delle attività dell'amministrazione, ma anche insomma, una buona fotografia del territorio restituisce un discorso pubblico informato sia all'interno delle amministrazioni sia appunto nella società civile. Gli obiettivi quindi di lungo termine, quelli un po' più alti e che se vogliamo più che gli obiettivi specifici del progetto Gioconda sono quelli che vi invitiamo a perseguire in quanto enti sul territorio, sono quelli di acquisire e diffondere la cultura del dato e utilizzare questo scambio di informazioni per guardare oltre il territorio amministrato, quindi alle due, chiamiamole così, comunità nazionali, italiana e svizzera, ma più in grande europea, e pensare il proprio territorio anche in senso trasfrontaliero. E quindi da ultimo la speranza è che questa incrementata condivisione di informazione ben raccolta, affidabile e sempre aggiornata possa produrre nuovi servizi sul territorio, siano essi promossi dal pubblico o dal privato. Queste ultime slide che vedete non sono nient'altro che i link che appunto vi restano in eredità alla fine di questa formazione degli eventi e insomma delle attività che abbiamo già svolto e che possono un pochino arricchire il discorso anche all'incontro di oggi. Ho già consumato tutto il tempo, quindi vi ringrazio e passo la palla a Glenda. Modifica ruolo. No, è già relatore, assegno organizzatore. Okay. Buongiorno a tutti. Racconterò brevemente un po' quello che è stato il percorso della provincia di Lecco. È un percorso che abbiamo iniziato quasi un po' con timidezza qualche anno fa, ancora prima dell'inizio del progetto Gioconda, grazie all'iniziativa di Regione Lombardia abbiamo iniziato a conoscere gli Open Data. E abbiamo creato un piccolissimo gruppo di comuni che hanno condiviso con noi questa iniziativa. Da lì poi, con l'adesione al progetto Gioconda, abbiamo approfondito la conoscenza degli Open Data e anche un po' la conoscenza di noi stessi e delle nostre amministrazioni e del patrimonio informativo che abbiamo, del quale spesso capita di non avere sufficiente consapevolezza. Quindi abbiamo lavorato con i comuni attraverso l'analisi dei loro fabbisogni, condotta con interviste, con questionari, con assessment, e poi abbiamo lavorato anche al nostro interno, abbiamo coinvolto un po' tutti gli uffici della provincia e abbiamo fatto un grande lavoro di analisi per capire quali sono i dati che abbiamo, come li possiamo organizzare, come li possiamo valorizzare a livello di open data. E qui ci siamo accorti dell'importanza di alcuni concetti, cioè che cosa è veramente un dato nativo, che quindi può prestarsi al riuso nell'ambito di un dataset open data, di capirne l'utilità e quindi anche l'impatto. E successivamente a questo abbiamo affrontato anche il problema dell'aggiornamento del dato, aggiornamento che comporta naturalmente attività tecniche, informatiche, automatismi, a volte anche complessi, ma assolutamente indispensabili affinché il dato mantenga il suo valore nel tempo. Quindi tutti i nostri colleghi degli uffici provinciali sono stati attivamente coinvolti e da questo punto in avanti lavoreranno con il nostro gruppo interno sui dataset e l'attività continuerà sia internamente alla provincia, sia ci auguriamo con sempre maggiore partecipazione da parte dei comuni del territorio lecchese. Anche grazie all'iniziativa del CST che vale opportunità nell'ambito del progetto Gioconda,
ha proposto agli enti del territorio lecchese un'attività di supporto per la sperimentazione del loro dataset, quindi nell'individuare i dataset pubblicabili e nell'aiutare i comuni a espletare le varie attività di creazione di dataset, di pubblicazione e aggiornamento. Quindi a questo punto possiamo dire che il percorso che è iniziato qualche anno fa e che si è sviluppato grazie al progetto Gioconda potrà continuare anche nel futuro. Oggi sono presenti anche i nostri referenti di PVC e NTT che ci hanno dato il supporto tecnico per l'attività sui dataset, ai quali vorrei passare la parola magari per un loro intervento più tecnico sugli aspetti di automatismi per l'aggiornamento dei dati. Quindi, sì, chi può passare a me? Perfetto, Dario Carolla. Un secondo solo, devi condividere slide, immagino. Sì. Ecco fatto. Ok. Allora, ok, io appunto sono Dario Carolla di NTT e insieme a PVC ci siamo occupati dello sviluppo per gli automatismi della pubblicazione. In particolare appunto il progetto è iniziato nell'ottobre 2019 con la presentazione del progetto, ma soprattutto finalizzato a comprendere quali fossero effettivamente i dati utili per la pubblicazione. Nell'ultimo periodo si è arrivato, dopo la definizione dei tracciati dei dataset, a sviluppare appunto un algoritmo di pubblicazione automatica. Di seguito viene mostrato il processo che è stato sviluppato, che vede l'utente nella modifica dei dati tramite il formato Excel e dei relativi metadati tramite un semplice formato di testo. Questi dati vengono aggiornati e pubblicati sulla piattaforma OneDrive, che quindi permette una pubblicazione più immediata e facile dei dati che si desidera poi pubblicare sul portale della regione. Per lo sviluppo dell'automatismo è stato utilizzato un linguaggio di programmazione quale Python, che in particolare si interfaccia con la piattaforma OneDrive per scaricare i dati che sono stati inseriti dall'utente e caricarli sul portale Open Data della regione tramite le API di Socrata che il portale mette a disposizione. I dataset che attualmente sono stati automatizzati sono 9 e appartenenti a diverse categorie, tra cui la categoria relativa alla cultura, trasparenza, mobilità e trasporti, territorio e istruzione. Come si può vedere, si è data particolare rilevanza ai dataset appartenenti alla cultura e alla trasparenza, perché particolarmente rilevanti appunto per il progetto. Di seguito viene dato un esempio dell'inserimento dei metadati che possono accompagnare la pubblicazione dei dati. Tramite un semplice file di testo etichettato con delle label che possono essere appunto name, description e appunto quelle in grassetto. Questi metadati vengono sostanzialmente letti dall'algoritmo effettuando un parsing e controllando la validità
dei metadati. Ad esempio, banalmente la frequenza di aggiornamento ha delle categorie predefinite. In questo caso è non definita, ma può essere settimanale, mensile o giornaliera. Di seguito, ad esempio, per il dataset Villa Monastero Censimento Arborio, sono stati caricati i dataset forniti e i metadati forniti attraverso il file di testo. Quindi, ad esempio, vediamo la frequenza non definita, la data di ultima modifica, con relativo nome e descrizione del dataset. Quindi l'algoritmo implementato può essere riassunto nei seguenti passaggi. Avviene quindi la connessione OneDrive tramite le API fornite dalla piattaforma. Ogni giorno viene controllato se sono state effettuate delle modifiche da parte degli utenti e in caso di modifica i dati quindi vengono scaricati e successivamente controllati sia per quanto riguarda i dati che vengono forniti tramite il foglio Excel, sia per quanto riguarda la presenza dei dati per evitare eventuali errori o il caricamento di campi vuoti, sia per quanto riguarda i nomi delle colonne e i tipi di dati per mantenere una costanza all'interno del caricamento. Per quanto riguarda invece i metadati, appunto i controlli che vengono effettuati sono sia sulla presenza dei campi, sia, come accennato, sulla categoria, sulla validità delle categorie che sono state inserite. Infine, una volta controllato che sia i dati che i metadati siano validi, vengono caricati sul portale Open Data della regione tramite le API di Socrata che appunto vengono fornite. Nel caso dopo aver caricato i dati sul portale è stato implementato un meccanismo di allerta per l'utente per appunto allertarlo sia nel caso in cui il caricamento sia andato a buon fine, come ad esempio nel primo caso, viene inviata semplicemente una mail che identifica l'avvenuto caricamento dei dati con successo. Nel secondo caso invece è stato implementato un sistema per permettere di allertare l'utente in caso di errori, segnalando il dataset che si è tentato di caricare, il percorso sulla piattaforma OneDrive, quindi in cui si trova il dataset, e gli errori che si sono verificati durante il caricamento. Ad esempio, in questo caso, dalla mail si può vedere che il campo licenza era stato lasciato vuoto, mentre per il caricamento è necessario appunto inserire una licenza, e invece la categoria cultura era stata inserita erroneamente e quindi viene appunto segnalato l'errore e poi viene richiesto all'utente di attendere il nuovo aggiornamento dell'automatismo e attendere il nuovo caricamento. Io con questo ho terminato e se ci sono domande o osservazioni. Grazie, grazie mille Dario per questo approfondimento e per questo focus che abbiamo in qualche modo anticipato rispetto a quello che poteva essere un po' il flusso logico degli interventi, nel senso che comunque siamo già entrati a un livello di dettaglio molto, molto specifico. E ora però torniamo a volare alti, nel senso che torniamo a contestualizzare e a parlare di open data prima di rivedere esattamente di che cosa come utilizzarli. In ogni caso penso che questa introduzione specifica su quella che è la realtà nata proprio dal caso della provincia di Lecco sia utile per tutti e ci porta già appunto avanti a vedere come si concretizza tutto il percorso che stiamo svolgendo. E ovviamente sicuramente un intervento come il tuo
suscita probabilmente negli interlocutori una serie di domande che invito tutti a sottoporre utilizzando gli strumenti che noi abbiamo a disposizione in questo webinar. In particolare trovate sulla parte bassa dello schermo, dove c'è la lista dei partecipanti, le possibilità di attivare e disattivare l'audio. Che in realtà i partecipanti non hanno, scusatemi, comunque trovate la possibilità di chattare, quindi di scrivere a tutti e di porre nello specifico delle domande. Quindi utilizzate pure quegli strumenti e vi sarà data risposta dai differenti relatori. Io cedo adesso la parola a Yolanda Pensa, Yolanda Pensa della SUPSI, partner svizzero Università Professionale della Svizzera Italiana, e diciamo Yolanda è una delle vere esperte di Open Data, e nella sua presentazione ci farà ben capire qual è il soggetto e quali sono le potenzialità del mondo di cui stiamo parlando. Yolanda, a te la parola, ti cedo subito la possibilità di condividere le slide. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ecco fatto. Allora, il mio compito adesso è tornare un po' indietro e ripartire da che cosa sono i dati, cosa sono i dati pubblici e i dati aperti. E, infatti, di cosa esattamente stiamo parlando? Quando si parla di dati parliamo di una eterogeneità di contenuti, parliamo di dati veri e propri, ma parliamo anche di testi e immagini. In questo è molto chiaro anche il modo in cui Svizzera Digitale sta lavorando sui dati pubblici. Giusto per pensare in modo un po' più specifico a quali sono gli argomenti, parliamo di dati sul turismo, sulla cultura, i consumi energetici, dove si trovano i wifi, i parcheggi, gli orari di apertura dei negozi, giusto per pensare a delle cose a cui siamo tutti interessati e che sono di grande utilità e anche semplici da immaginare. È chiaro poi che le realtà delle pubbliche amministrazioni sono molto diverse. Il nostro obiettivo è quello di incoraggiare tutte le pubbliche amministrazioni, sia grandi che piccole, a condividere i dati. Chiaramente si trovano in situazioni diverse, a volte appunto con dati che ancora non sono condivisibili facilmente, e l'incoraggiamento è quello di partire dalle cose più semplici, dai dati che sono già digitali, magari anche partendo dai siti internet o dai dataset che sono, si sa, molto utili e richiesti anche dal pubblico. Che cosa vuol dire però rendere questi dati aperti, open? Allora, la prima caratteristica dei dati aperti è che devono essere facilmente accessibili. Questo vuol dire renderli accessibili online. Vuol dire che i dataset, quindi i gruppi di dati, le informazioni che abbiamo a disposizione, sono facilmente accessibili online, possibilmente all'interno di repository, quindi banche dati condivise. Questo è un esempio delle pubbliche amministrazioni svizzere, il portale della Regione Lombardia, di cui poi parleremo, così come il nuovo progetto Gioconda, sono tutte possibilità per rendere più facilmente accessibili questi dati. La seconda caratteristica è quella di permettere che questi dati siano uniti ad altri dati. La parola interoperabilità, quindi far funzionare le cose insieme, è una bellissima parola. Metto qui l'esempio di Wikidata, che è la banca dati dei progetti Wikimedia, quindi di Wikipedia, perché in assoluto è il database aperto più grande del mondo, con 90 milioni di items. Ora, questo database, e fare in modo che i dati possano arrivare anche qui, significa dare accesso a una raccolta di dati che poi viene interrogata, quindi aiuta lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quando facciamo delle domande abbiamo dei sistemi che possono investigare e utilizzare dati che sono facilmente accessibili e che possono raccogliere risposte in vari posti e quindi rendere migliori i servizi ai quali possiamo accedere. Ricordo importante che Wikidata ha una licenza Creative Commons Zero, è la CC0, quindi è una licenza che non va d'accordo con la CC BY, che spesso viene utilizzata nei database, e quindi consiglio a tutti di utilizzare licenze che invece siano ampiamente compatibili.
Un'altra caratteristica dei dati aperti è che permettono di fare cose nuove. Si parla di sviluppo di nuovi servizi, di nuovi prodotti, significa anche creare la possibilità di creare nuove cose appunto anche per scopo commerciale, quindi anche con la possibilità di sviluppare economia, nuovi progetti che possono produrre appunto posti di lavoro e attività. L'altra caratteristica ancora degli dati aperti è la possibilità di modificarli. Modificarli vuol dire interagire con questi dati, cioè prenderli e fare cose nuove. Cito anche in questo caso Wikimedia Commons, quindi sempre progetti Wikimedia, ma perché parliamo comunque, Wikipedia ha 1,7 miliardi visitatori unici al mese, è in assoluto il progetto collaborativo più grande al mondo e insieme a OpenStreetMap e altri progetti aperti e collaborativi sono tra gli utilizzatori principali di dati aperti e quindi il fatto comunque di rendere accessibile questo materiale alle comunità online permette appunto di far sì che questi dati siano utilizzati. Infatti l'apertura dei dati è alla base della collaborazione e quello che si è visto anche negli ultimi anni con una ricerca del Collegio Carlo Alberto di Torino, si è visto come migliorare i contenuti di Wikipedia sui comuni aumenta anche il numero di pernotti e di turismo, per cui considerare l'apertura dei dati come un modo efficace anche per incoraggiare la visibilità dei comuni e dei nostri territori è una risorsa nuova ed importante da tenere presente. I vantaggi dell'apertura dei dati in effetti sono molto ampi, si parla appunto di ripercussioni sul sociale, sull'economia, ma anche su un funzionamento migliore delle istituzioni, perché l'apertura rende necessaria la trasparenza dei processi migliorati e quindi anche un lavoro sulla qualità. Ma se sono dati pubblici, non sono già pubblici aperti? E la risposta è no. Quindi il problema dei dati è che bisogna fare del lavoro per renderli effettivamente aperti. E che cosa bisogna fare? Beh, il primo passaggio è un passaggio di processo. Adesso ne parleranno meglio i miei colleghi, però chiaramente è un lavoro che viene fatto su una mappatura dei dati, integrare anche il sistema di aggiornamento dei dati e lavorare appunto su dei dati che sono facili da trovare, da usare, da attribuire, seguendo anche le indicazioni, io ho citato Fair Data, che di solito fa riferimento ai dati scientifici, ma che ben si applica sull'attenzione a una qualità del dato, a rendere appunto i processi e la raccolta e la messa a disposizione dei dati sempre migliore. Ma in sintesi vorrei focalizzare un attimo la vostra attenzione su tre punti che credo possano essere d'aiuto anche un po' per soffermarsi su cose importanti anche per il riuso. Io appunto sono ricercatrice alla SUPSI, sono anche presidente di Wikimedia Italia e quindi dalla parte di quelli che usano poi i dati e sono attivi sui progetti collaborativi online, questi sono tre temi centrali. Il primo tema è quello della licenza. Dati pubblici in pubblico dominio. Lavorare su rendere questi dati pienamente accessibili, un po' come sono fatti i testi ufficiali del governo, quindi i documenti pubblici, è fondamentale perché permette un ampio uso di questo materiale. Lo menzionavo rispetto all'interoperabilità con progetti come Wikidata, ma la richiesta di attribuzione dei dati è complicatissima. È chiaro che non si tratta di non attribuire dati. Un dato attribuito ha molto valore perché è un dato di un'autorità. Quindi è chiaro che è stato prodotto da un ente pubblico, ha un valore la sua menzione, ma richiedere la menzione nella licenza rende in realtà i processi molto complicati perché vuol dire che ogni singolo dato deve essere attribuito, cosa che rende il meccanismo non funzionale. Per cui rendere aperti i dati non vuol dire che si perderà l'attribuzione, ma che l'attribuzione non è richiesta da un punto di vista legale e potrà essere appunto riutilizzato il dato più facilmente. Quando si parla appunto di apertura dei dati e di licenze, si parla anche di metterlo sui siti internet. Il modulo della provincia di Lecco applicato da tanti siti dei comuni della provincia purtroppo richiede una licenza estremamente restrittiva, una licenza che non permette l'uso commerciale, quindi che non è open, e non permette le opere derivate, quindi la modifica di contenuti per produrre cose nuove. Quindi questa è una licenza che limita l'uso e di fatto non è aperta. Altri siti di comuni utilizzano delle licenze meno restrittive, ma comunque ancora che non permettono una piena interoperabilità dei dati. Quindi il consiglio e la raccomandazione è quella di usare il pubblico dominio sui dati, ma anche sui siti dei comuni. L'attribuzione comunque appunto è sempre legata a una cura e una rilevanza appunto della fonte.
Un secondo elemento è quello dei formati. Quello che si vuole è che le persone possano riutilizzare i dati, quindi un formato aperto e facile da riutilizzare è il formato migliore. Questo vuol dire non utilizzare formati proprietari, cioè non deve essere necessario comprare un nuovo software perché uno possa aprire quel file, e utilizzare il più possibile dei formati che permettano un accesso e un riuso dei dati. Faccio un cattivo esempio, perché appunto citando Esinolario, di cui di solito io parlo soltanto bene, ed è un cattivo esempio perché si tratta, come vedete, di un elenco di immobili comunali che è terribilmente difficile da riutilizzare. Si tratta infatti di una fotografia di un documento poi convertita in PDF, ma di fatto i dati per fortuna sono pochi, quindi uno li deve ritrascrivere, però chiaramente non è un sistema efficace per georeferenziare i dati, per farne un uso, per utilizzare lì su vari sistemi. I formati consigliati per i dati sono invece appunto dei formati aperti che possono essere utilizzati da tutti senza appunto bisogno di software proprietari. Un'ultima raccomandazione è inserire i metadati, che vuol dire sostanzialmente rendere quello che stiamo facendo comprensibile dalle macchine e più accessibile possibile. In realtà il metadato vuol dire associare a ogni dato un significato, e quindi fare in modo che quando inseriamo un dataset associamo a quello delle informazioni strutturate che permettono poi una migliore ricerca. Faccio anche qui l'esempio di Wikidata, perché forse è il modello più semplice per capire come funziona noi metadati. Quindi ogni informazione, in questo caso sono singoli dati che vengono caricati associando ad ogni singola informazione un label, quindi un dato strutturato legato a delle ontologie che quindi possono permettere una maggiore organizzazione di queste informazioni. Questo avviene anche quando si carica un dataset, per esempio nei vari repository in cui si danno delle informazioni strutturate, e quindi si potenzia la capacità dei computer, delle macchine e dei sistemi di trovare e leggere questi dati, capirli e anche utilizzarli. Bene, questa è giusto un'introduzione, e lascio la parola ai colleghi per entrare poi in più in profondità sui vari aspetti anche delle innovazioni che ha portato questo progetto. Grazie. Grazie a te Yolanda, grazie davvero. Ora direi che procedendo con il percorso che ci siamo dati, passerei la parola al collega di SIGOV, Matteo Villettaz, che ci spiegherà appunto quali sono le misure da prendere per la pubblicazione di questi dati di cui abbiamo parlato finora. Grazie Maurizio, e grazie anche ai relatori che mi hanno preceduto. Ok, allora il mio obiettivo oggi è duplice. Per prima cosa vi presenterò brevemente il contesto normativo legato agli open data, quindi vedremo insieme quali sono gli obblighi in capo alle amministrazioni sul lato appunto gestione dei dati, e poi vedremo insieme un processo tipo di pubblicazione, quindi una serie di step che le amministrazioni potrebbero seguire per pubblicare efficacemente in open data. Ok, partiamo col contesto normativo. Quello che vedete è una sintesi delle informazioni contenute nel piano triennale, nell'ultima edizione, quella 2020-2022, nel capitolo dedicato ai dati della pubblica amministrazione. Il piano triennale si pone tre macro obiettivi. Il primo è di tipo quantitativo, quindi viene richiesto alle pubbliche amministrazioni di individuare dataset e rendere disponibile in formato aperto, coerentemente con una serie di modelli e linee guida che vedremo durante il webinar di oggi. Il secondo obiettivo invece è di tipo qualitativo, e qua vi faccio cenno ai metadati. Infatti il piano triennale pone un grande accento sui metadati e chiede che le amministrazioni li utilizzino e soprattutto li utilizzino correttamente. Vedremo anche su questo punto maggiori informazioni durante il webinar. E poi invece abbiamo un terzo obiettivo che è un po' più generale, più sulla cultura del dato, e qui vi ho inserito tre cenni. Il primo è alla licenza aperta, quindi è molto importante pubblicare con una licenza che sia aperta per poter definire il dato aperto.
C'è anche il tema della costruzione di una squadra che si occupi della gestione dei dati nella pubblica amministrazione. E poi c'è un tema sulla formazione, quindi viene richiesto alle pubbliche amministrazioni di partecipare a eventi di formazione in tema dati aperti. Vediamo ancora brevemente che cosa intende Agit per dato aperto. Questo che vedete è un modello, uno schema che Agit ha riutilizzato e adattato e inserito nelle sue linee guida. Si tratta di un modello a 5 stelle, a 5 step. Ogni step rappresenta una categoria di dato che va da il primo, quello a una stella, che è quello che vedete a sinistra, quello qualitativamente inferiore, che vi ho esemplificato con un PDF, il classico PDF, e si va via via con una qualità crescente fino ad arrivare alle 5 stelline, quindi la categoria di dato più qualitativamente elevata, più riutilizzabile, che sono appunto i linked open data, che saranno l'oggetto del terzo blocco, blocco di questo webinar. Senza entrare troppo nel dettaglio dei singoli formati, vediamo che l'asticella per definire un dato aperto è alla terza stellina, quindi noi possiamo pubblicare un dato aperto se rispetta almeno tre macro caratteristiche: licenza aperta, interpretabile da una macchina in maniera semiautomatica, quindi in formato tabellare, e poi in formato aperto, quindi escludiamo anche il formato Excel tipico. Questa piccola carrellata ha l'obiettivo di orientarci un po' sul webinar di oggi. Infatti, con il mio intervento e quello dei colleghi di Regione Lombardia, vi spiegheremo come pubblicare un dato a tre stelle, quindi al primo step che possiamo definire open data. Sarà poi il compito di Lorenzo, che si occuperà del terzo blocco di questo webinar, illustrarvi come, grazie alla piattaforma Gioconda, riusciamo a trasformare un dato da 3 stelle a 5 stelle, facendo fare quindi un notevole salto di qualità e portandolo al livello più alto di dato. Ok, adesso mi concentrerò su illustrare un processo di pubblicazione. Sono 5 step definiti nelle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 5 step tipo che l'amministrazione potrebbe seguire per pubblicare appunto dati in formato aperto. Il primo step è quello della creazione di un gruppo di lavoro. Qui l'amministrazione è chiamata a identificare alcune figure chiave all'interno dell'amministrazione che vadano a seguire tutto il processo di pubblicazione. Qui avete un esempio di 7 componenti definiti da Agit come ottimali. Sono 7 figure distinte con competenze anche specifiche. Si passa per esempio da un responsabile open data che ha un ruolo di coordinamento a figure invece tecniche che si occupano a livello informatico della gestione delle banche dati. Senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo fin da subito che tutte queste figure vanno un po' calate secondo le dimensioni della pubblica amministrazione. Questo per esempio è un esempio è un esempio calato sulle varie dimensioni delle amministrazioni. Partiamo per esempio da PA di grandi dimensioni, dove ci immaginiamo effettivamente di prevedere una figura, un responsabile per ognuno dei ruoli definiti da Agit, passando per PA di medie dimensioni, dove invece ci immaginiamo un responsabile con un ruolo di coordinamento, di gestione del processo, e poi un referente per ognuna delle aree che l'amministrazione intende portare nel processo di pubblicazione. Un referente, che ha quindi un po' il polso di quali sono le basi dati in capo alla sua area. Per PA invece di piccolissime dimensioni, ci immaginiamo realisticamente che ci sia una figura che in qualche modo vada a sintetizzare tutte queste competenze e si occupi di questo processo di pubblicazione. Ok, dopo aver identificato quali saranno le figure, quindi quale sarà il team che si occuperà di gestire questo processo, partiamo
con quello che è il vero e proprio step numero uno, la selezione dei dataset. Qui l'amministrazione dovrà andare a selezionare un sottoinsieme di dataset rispetto a tutti quelli che ha a disposizione che intende rendere aperti. Ci sono moltissimi criteri con i quali poter procedere a questa selezione, nella quale vi abbiamo proposto tre step. Il primo è un'analisi dei fabbisogni, cioè l'amministrazione va a capire quali dataset suscitano l'interesse della collettività. Qui come collettività intendiamo di tutto, da cittadini, aziende, altre pubbliche amministrazioni, ma anche giornalisti, ricercatori, università. Quindi qui andiamo a cercare di capire quali dataset suscitano l'interesse della comunità di riferimento. Dopo aver fatto questo passaggio andiamo a fare due verifiche, una giuridica e una di qualità, per capire se i dataset presi in esame rispettano appunto vincoli legali e vincoli di qualità. Vincoli legali abbiamo per esempio il tema della privacy, della proprietà della sorgente, quindi della proprietà del dato, e qualità, per il quale vi ho lasciato un esempio, quello della tempestività, quindi il dataset è effettivamente aggiornato recentemente o riporta dati ormai molto vecchi e probabilmente anche poco utili. Per fare questi due passaggi abbiamo predisposto nell'ambito del progetto una serie di checklist che hanno l'obiettivo di guidare proprio passo passo l'amministrazione a rispondere a tutte le domande giuridiche da una parte e di qualità del dato dall'altra, per verificare che il dataset risponda appunto a questi vincoli. Senza entrare troppo nel dettaglio, vi propongo uno screenshot dell'analisi giuridica, in particolare tema privacy, e come vedete si tratta di una serie di domande a risposta sì o no che vanno passo passo ad analizzare tutti quei vincoli, in questo caso relativi alla privacy, che il legislatore pone sui dataset. Questi strumenti ovviamente vi verranno messi a disposizione. Ok, passiamo al terzo momento, al terzo step, che è quello della predisposizione dei dataset. Qui abbiamo grosso modo due cose da fare. Il primo è quello di effettuare una bonifica, quindi laddove abbiamo identificato nella fase precedente dei problemi di qualità o legali, come quello della privacy, andiamo a bonificare il dataset se possibile per renderlo conforme appunto ai requisiti della privacy. Se abbiamo rilevato un problema di privacy, possiamo in qualche modo anonimizzare il dataset per renderlo conforme alla normativa in materia di privacy, per esempio eliminando i riferimenti a singole persone. La seconda cosa da fare è quella di verificare che il dataset abbia il corretto formato, i corretti metadati e la corretta licenza. Quindi vado veloce perché i temi qua li abbiamo già trattati. Il formato del dato, cioè dobbiamo assicurare che sia non proprietario, quindi non possiamo pubblicare in un Excel, e che sia leggibile da una macchina, quindi non possiamo pubblicare un PDF che evidentemente necessita dell'intervento umano per poter essere interpretato. Metadati invece ci dobbiamo assicurare che siano stati associati i corretti metadati al dataset. Qui alcuni esempi, per esempio la frequenza di aggiornamento, per esempio la contestualizzazione geografica ma anche temporale. E poi verifichiamo che la licenza che abbiamo applicato al dataset sia aperta anche all'uso commerciale, requisito appunto per poter definire il dato aperto. Una volta superato questo step e fatte queste verifiche, possiamo pubblicare il dataset. Qui vado molto veloce su questo passaggio perché sarà un po' l'oggetto della presentazione dei colleghi di Regione Lombardia. Brevemente faccio solo un breve accenno. Gli enti possono pubblicare in moltissimi modi. I due più tipici sono il sito web dell'ente o un sito web terzo che si occupa di aggregare dataset di diversi enti.
Questo è appunto il caso del portale di Regione Lombardia, che vedremo successivamente. Un ultimo passaggio è quello della promozione. Questo passaggio è particolarmente importante perché sarebbe un peccato che dopo tutto questo processo che abbiamo visto, le persone o i soggetti interessati a quel dataset non sappiano che è stato pubblicato in formato open. Quindi l'amministrazione in questa fase potrà iniziare una serie di azioni volte a appunto informare tutti quei soggetti che possono essere interessati al dato che il dato è stato pubblicato in formato open data. Le azioni possono essere le più disparate, possiamo avere campagne sui social network, possiamo pensare a delle news sui propri siti web, o possiamo anche pensare a degli eventi virtuali o dal vivo indirizzati appunto ai soggetti che hanno un interesse verso il dataset in questione. Io concludo, spero di avervi dato un'idea di quello che è il processo, di quelli che sono gli step da seguire per pubblicare in Open Data, e passo la palla a Maurizio. Grazie a tutti. Grazie a te Matteo. Io la palla in questo momento semplicemente la rigiro a Regione Lombardia, in questo caso la rigiro in particolare a Ferdinando Ferrari, che ci spiegherà nel dettaglio il caso d'uso di cui Matteo ha già parlato, cioè la pubblicazione, le modalità di pubblicazione sul portale Open Data regionale. E insieme a Ferdinando parlerà anche Giovanni Peditto per l'area SPA. Allora, cedo a te. Devo vedere le slide, devo poter pubblicare le slide, sì. Assolutamente. Solo un secondo. Ecco qui. Hai pieni poteri. Eccolo qua, sì, adesso è arrivato. Condividi. Mi confermate che state vedendo la presentazione? Confermo, certo. Vedete la slide piena? Sì? Sì, sì. Perfetto, ok. Allora, sì, mi riaggancio a quello che ha appena finito di dire Matteo Viltaz e proverò anche, e sicuramente adesso faremo anche un po' luce su quello che è stato anticipato dall'intervento della provincia di Lecco, cioè la provincia di Lecco vi ha fatto vedere in pratica come si fa ad andare a pubblicare dati, dataset sul portale di Regione Lombardia, quindi su www.dati.lombardia.it. Io farò una breve introduzione su quelle che sono le cose più basilari, dopodiché darò la parola a Giovanni, a Giovanni Peditto, perché faccia il trade union tra quello che ha detto la provincia di Lecco e quelli che sono gli strumenti che mettiamo a disposizione. Fondamentale è che Regione Lombardia da sempre, da quando è partito il progetto nel 2012, ha messo a disposizione di tutti gli enti il proprio portale perché potessero andare a utilizzarlo gratuitamente per andare a pubblicare dati in formato aperto. Lo ha fatto fin da subito coinvolgendo quindi comuni e province. Nel 2017 abbiamo anche dato un contributo agli enti, ma soprattutto la cosa più importante è che noi abbiamo dato delle istruzioni di base agli enti, abbiamo dato delle linee guida, abbiamo riassunto in documenti un pochino anche le istruzioni che sono state date oggi per come si va a pubblicare dei dati aperti. Abbiamo pubblicato un paniere, cioè un elenco di 50 dataset con anche delle proposte di tracciati record in maniera tale che chi vuole utilizzare quei dati sappia anche come andare a pubblicarli perché siano il più omogenei possibile. Il contributo che veniva dato nel 2017 era proprio per quegli enti che decidevano di utilizzare, pubblicare 10 o 25 dataset scelti tra quel paniere
con degli strumenti automatizzati. Un esempio l'abbiamo visto appunto con l'intervento dei colleghi della provincia di Lecco. Quindi questo è stato fatto. Sempre tutti gli enti che decidono di utilizzare il portale dati.lombardia.it sono accompagnati da degli strumenti di formazione, oggi ne accenneremo soltanto, però significano fondamentalmente imparare a usare in una mezza giornata la pubblicazione a mano dei dataset, mentre invece ulteriori approfondimenti a seconda anche delle tecnologie che sono utilizzate per quanto riguarda il tipo di pubblicazione automatizzato. Questa è un'attività che va ancora avanti. Oggi abbiamo circa 150 enti aderenti che pubblicano dati oltre a Regione Lombardia. Il grosso sono comuni e province. Come si fa ad aderire al portale? La procedura è molto semplice. Dopo in chat vi metto questo link che compare qua sotto, dove ci sono riassunti tutti i documenti necessari. La prima cosa che deve fare un ente è decidere di andare a pubblicare, quindi una delibera, una determina. In uno dei documenti che abbiamo messo a disposizione di linee guida c'è anche una bozza di questo documento, che viene quindi approvato dall'ente, inviato a Regione Lombardia tramite una PEC. Da quel momento cominciano i contatti tra Regione Lombardia e l'ente, si individuano le persone che devono essere coinvolte in un percorso di formazione e di accompagnamento poi nel tempo per andare a pubblicare i dati, e si danno i primi anche consigli. Sottolineo il fatto che però il lavoro alla fine è in autonomia da parte di ciascun ente, cioè ogni ente è responsabile di quello che va a pubblicare e si impegna a mantenere allineati i dati e a rispettare le regole che sono condivise. Per esempio, appunto il fatto che è stato già fatto vedere, sia fissato nella scheda metadati una frequenza di aggiornamento, è una frequenza che poi l'ente si impegna a mantenere e a rispettare. Passo successivo per cominciare a entrare nel vivo è un'iscrizione al portale. Il portale Open Data ha un bottone accedi attraverso il quale ci si può andare a registrare. La registrazione è in realtà molto semplice, non sono richieste grosse informazioni, si chiede un indirizzo email che è l'indirizzo di contatto, per cui poi chi fa da amministratore dell'intero portale, se ci fossero dei problemi con l'ente, usa questo indirizzo email per contattare e per poi risolvere le questioni che sono aperte. Quindi si decide il nome da mostrare, qui c'è una naming convention di solito con gli enti, per cui si parte sempre da comune di, per specificare poi l'ente che va a pubblicare qual è il comune, e si sceglie la password da utilizzarsi. Queste informazioni vanno poi comunicate agli amministratori Open Data, perché questo tipo di registrazione è a disposizione di tutti. Il portale Open Data di Regione Lombardia mette a disposizione degli strumenti, vedremo poi un piccolo dettaglio, mette a disposizione degli strumenti per utilizzare questi dataset che vengono pubblicati, e chiunque può poi salvare il lavoro che ha fatto, per esempio un grafico su un dataset, può andarselo a salvare. Gli amministratori che vengono informati dell'indirizzo email che l'ente decide di utilizzare, poi fanno salire di profilo questo indirizzo email e lo rendono capace anche di pubblicare dataset. Quindi da questo momento si va in pubblicazione. Entrando nell'ambiente di gestione dei dataset, ogni utente vede quindi delle informazioni che sono di profilo, delle informazioni base, vede l'elenco delle risorse di cui è proprietario e che sta pubblicando, sia quelle che sono già pubbliche che quelle che per esempio ancora in bozza, in elaborazione, vede anche delle possibili altre risorse che sono state condivise con l'utente. E poi c'è una possibilità di andare a gestire il proprio profilo.
come dicevo, una serie di convenzioni per cui, per esempio, si può caricare il logo del comune, il nome che viene reso pubblico, che deve iniziare con comune D, nel caso sia un comune a pubblicare, gli indirizzi mail di riferimento e una serie di notifiche che possono essere utili anche per la gestione. Per esempio, si può decidere di essere informati ogni volta che un utente esterno fa una vista, quindi crea un grafico, una mappa sul dataset che l'ente ha pubblicato. Niente di più, da qui si comincia davvero a lavorare. Quella che vi mostro adesso è la scheda metadati, che è già stata mostrata prima anche dalla provincia di Lecco, per sottolineare alcuni aspetti. Quindi ho già parlato della frequenza, è importante che la frequenza sia rispettata, quindi si decide quale frequenza mantenere e poi viene rispettata questa scadenza. È chiaro che anche la scheda metadati può essere modificata nel tempo, però sono importanti queste informazioni. Qui ci sono delle informazioni utili per capire quanto è aggiornato il dato, quindi si ha l'aggiornamento della scheda metadati e l'aggiornamento del dataset. Si hanno informazioni sull'utilizzo, si hanno informazioni, poi andando sotto potrebbe esserci anche un allegato che spiega meglio come funziona quel singolo dataset. Sono scappato avanti un attimino, torno subito indietro. Eccola qua. Potrebbe esserci anche, c'è segnalata anche la licenza d'uso che è utilizzata. In questo momento Regione Lombardia sta usando la CC BY. Come si diceva prima, l'ideale è arrivare alla CC0, è un ragionamento che stiamo facendo. Noi siamo partiti dalla Italian Open Data License 2.0 come prima licenza di utilizzo, che già consentiva un utilizzo stile open data, si chiedeva solo di citare la fonte. Anche la CC BY chiede di citare la fonte. Adesso stiamo cercando il passaggio, che è un passaggio culturale essenzialmente, verso l'utilizzo della CC0. Quindi possibilità di utilizzare i dati in qualsiasi momento a qualsiasi scopo, senza nessun obbligo. Ok. La scheda metadati prosegue con delle descrizioni che sono utili a chi poi vuole utilizzare il dataset, quindi l'elenco dei campi con la tipologia dei campi e poi con altre informazioni che si vanno ad aggiungere. Questo è un tipico dataset, come vedete è una tabella piatta, niente di particolarmente sofisticato. La cosa importante è che poi su questi dataset tutti gli utenti che utilizzano il portale dati.lombardia.it hanno a disposizione un menu che mette a disposizione degli strumenti, quindi la possibilità di fare ricerche, la possibilità di fare filtri sui dataset, di fare delle visualizzazioni che possono essere grafici di vario tipo o di fare delle mappe, ovviamente di esportare il dato, di scaricarlo nei formati che sono formati standard aperto, quindi dal CSV al JSON, al GeoJSON per i dati geografici, shapefile, via discorrendo. Tutti standard che consentono il riutilizzo da parte di macchine di queste informazioni. Dicevo che gli enti che aderiscono sono accompagnati da un percorso di formazione. All'interno di questo percorso di formazione quello che viene fatto è istruirli su quello che è il ciclo di vita del dataset, che parte, come si è detto, dall'individuazione dei dati e poi, per quanto riguarda la pubblicazione, può avvenire in due modalità, si diceva, manuale o automatica. Si vanno a creare delle copie di lavoro che possono essere modificate anche nel tempo fino ad arrivare alla pubblicazione. Quindi l'accompagnamento formativo di questa mezza giornata spiega tutti questi passaggi.
Già prima si è accennato al fatto che i passaggi di pubblicazione sono dei passaggi ben precisi, quindi bisogna prima individuare il dato, verificare la pubblicabilità, andare a vedere qual è la fonte dei dati. Poi dopo predisporre tutto il materiale, scheda metadati, descrizione dei dataset, quindi file di accompagnamento e via discorrendo, e poi si va alla pubblicazione dei dati. La cosa importante è che questo percorso non è un percorso sempre uguale. Ogni volta che si ha a che fare con un singolo dataset bisogna poi tarare la situazione. Perché bisogna tarare la situazione? Perché cambiano le fonti. Possono esserci dei dataset che sono già in base di dati e da cui è sufficiente fare un'estrazione. Possono esserci dei dati che invece hanno necessità, come diceva prima Matteo, di elaborazioni per togliere quel vincolo di privacy piuttosto che di magari di altro tipo di tutela che non permette la pubblicazione. È davvero un lavoro di ricerca, è un lavoro che va fatto con molta calma, che va fatto di volta in volta studiando qual è il percorso ideale. Non è detto che ci si scontri o si incontri una base di dati che ha dentro dei dati personali e che quindi in toto non può essere resa pubblica. Magari si possono fare delle elaborazioni, anonimizzare un campo o toglierlo, addirittura non andare a pubblicarlo, e estrarre delle informazioni che invece sono sempre utili per quanto riguarda il cittadino. La cosa importante su cui bisogna concentrarsi è pensare a una possibile utilità dei dati che si vanno a pubblicare, che poi magari non è detto che sia quella che andiamo a individuare noi. Nell'esperienza che abbiamo avuto nel tempo ci siamo accorti che a volte alcuni dataset che venivano pubblicati e poi utilizzati in maniere che non erano pensate da Regione Lombardia, ma va benissimo, è giusto la filosofia open data. Io qua mi fermo, mi ringrazio. Metterò adesso in chat anche i miei riferimenti, perché in qualsiasi momento, se un ente lombardo ha intenzione di utilizzare il portale Open Data, la prima cosa che può fare è andare a vedere quali sono i documenti che sono pubblicati online e contattarmi, ovviamente. La parola a Giovanni invece per i dettagli sulla pubblicazione. Tutti, buongiorno, sono Giovanni Peditto di Consulentari SPA. Condivido questa breve slide dove appunto parleremo degli automatismi. Allora. Ok, dovreste riuscire a vedere a tutto schermo. Confermo, si vede. Perfetto. Allora, parliamo quindi un po', collegandoci appunto a quello che ci ha raccontato Ferdinando e quello che è stata l'esperienza della provincia di Lecco, il perché favorire nella pubblicazione degli open data dei meccanismi automatici, no? Di pubblicazione. L'esperienza ci porta appunto ad individuare alcuni, diciamo, aspetti che riguardano il processo di generazione di dataset, quindi pubblicazione di dataset manuali. Generalmente appunto l'utente si ritrova a accedere, no, a partire da un dato che è un'estrazione, può essere da un sistema gestionale o appunto un file in formato Excel o CSV, e a questo punto, prima di poterlo pubblicare, diciamo, la buona prassi prevede che il dato debba essere appunto controllato, sicuramente dal punto di vista dei contenuti, per evitare che siano presenti dati che possano violare la privacy degli interessati, e poi anche, come abbiamo detto, proprio il livello di qualità del dato, per cui verificare che tutti i campi, insomma, previsti siano popolati, che i valori siano quelli corretti, i formati siano appunto quelli previsti e standard, che un campo che deve contenere una data contenga effettivamente delle date e così via. Soprattutto nei campi numerici, ecco, controllare soprattutto i campi, diciamo, che contengono delle misure numeriche, che effettivamente siano presenti solo campi numerici, perché poi noi sappiamo che con gli open data appunto
l'elaborazione principale è quella di andare, no, a creare degli indicatori, a mettere assieme dei dati, quindi il campo numerico è quello poi che permette la maggior parte delle analisi. Per cui quello che abbiamo riassunto in questa, in questo schema, appunto, il fatto che l'operatore deve fare un'attività di data cleaning manuale, quindi una pulizia del dato, un controllo del dato. Successivamente che cosa fa? Si collega quindi al portale, come abbiamo visto, e dovrà caricare, seguendo la procedura guidata, il suo dataset sul, sul portale, predisponendo anche, sempre manualmente, diciamo, i metadati, quindi compilando tutti i metadati previsti. Anche in questo caso ci sono appunto le... diciamo, da linee guida nazionali, appunto, il set minimo di metadati da pubblicare, da compilare, sarebbe quello appunto del, del formato DICAT APT, quindi un modello, diciamo, un formato internazionale di metadatazione che permette poi a siti come dati.gov.it o lo European Data Portal di leggere automaticamente i vari cataloghi pubblicati dai vari enti del territorio nazionale. Quindi anche in questo caso bisogna in qualche modo ricordarsi di compilare tutti i metadati richiesti, e in più potrebbe anche essere necessità di aggiungere, oltre ai metadati, oltre ai dati, degli allegati, documenti allegati magari utili a magari spiegare la metodologia applicata per appunto pubblicare appunto quella tipologia di dati, o spiegare maggiormente magari il significato di alcune delle colonne, dei campi, eccetera. Ci sono un po' di attività manuali. Attraverso invece gli automatismi, cosa riusciamo a fare? Come riusciamo a ottimizzare questo processo? Innanzitutto già la parte di acquisizione e preparazione del dato può essere demandata, quindi costruendo, diciamo, una procedura che può basarsi su la provincia di Lecco, nel sentito che ha usato Python, possono essere altri linguaggi di programmazione, altre modalità. Quindi sul portale Open Data, datilombardia.it, in alto si trova sempre una sezione, diciamo, un link sviluppatori, che riporta appunto ai dati, diciamo, alla documentazione della soluzione Socrate, che spiega appunto come interagire. È possibile quindi, attraverso, diciamo, questi automatismi, per esempio andare a leggere la fonte direttamente alla sorgente che la sta producendo. Quindi, per esempio, potrebbe essere un database dove in cui i dati sono, per forza di cose, già strutturati, e quindi viene già garantito un certo livello, quantomeno di qualità del formato dei dati. In un database ovviamente i campi sono strutturati e rispettano le regole. Oppure potrebbe essere anche un API, quindi un servizio API esposto da un sistema, magari anche da un altro servizio pubblico, oppure altre modalità che possono essere appunto sicuramente sempre la lettura di file Excel o CSV, o la lettura per esempio da uno spazio condiviso, quindi può essere Google Drive, può essere SharePoint, può essere, come la provincia di Lecco, il OneDrive di Microsoft. Quindi può essere anche quella, diciamo, una fonte da andare ad acquisire. Che cosa fa a questo punto? Cosa si può fare quindi con la procedura? Sempre con la procedura, quindi una volta acquisito il dato, si possono predisporre tutte quelle operazioni che avrebbe fatto l'utente di verifica del formato dei campi, della qualità dei dati, eventualmente anche, avendo appunto un automatismo, prevedere un enrichment, un arricchimento dei dati. Il caso più classico è quello di voler aggiungere delle coordinate a dei dati. Quindi magari abbiamo l'indicazione di un comune, di una provincia, vogliamo inserire, o di un indirizzo con un civico, vogliamo inserire le coordinate precise. Quindi un automatismo potrebbe, per esempio, utilizzare un servizio pubblico o, diciamo, privato di geolocalizzazione, quindi a fronte della fornitura di un indirizzo ricevere quindi il dato delle coordinate, quindi aggiungere. A questo punto l'automatismo, oltre appunto a predisporre quindi i dati e l'eventuale pulizia e preparazione, può anche predisporre i metadati. Questo quindi ci risolve il problema del doverci ricordare in qualche modo di compilare sempre tutti i metadati, e ovviamente ci garantisce anche la qualità del metadato, per cui come abbiamo visto il campo categoria, il campo
data di aggiornamento, data di ultima modifica, quindi sono dei campi che quindi sono previsti, sono molto importanti come metadati, per cui anche in questo caso l'automatismo ci aiuta perché pubblicherà sempre i nostri dataset con il set di metadati richiesto e informati in tutto nei formati standard. Per cui il vantaggio quindi è che cura anche, viene curata quindi dall'acquisizione alla trasformazione come anche la pubblicazione del dato, quindi anche l'ultimo step di pubblicazione sul portale Open Data verrà anche questo automatizzato. In questo modo cosa ci permette di garantire quindi l'utilizzo di un automatismo? Ci permette di garantire quindi che per esempio le frequenze di aggiornamento dei dati dichiarati vengano rispettate. Manualmente dovrei ricordarmi se il dato è settimanale, quindi di andare ad acquisire quello nuovo e aggiornarlo. L'automatismo, una volta diciamo schedulato, pianificato, ogni settimana, ogni mese, insomma, in base alla frequenza dichiarata, andrà a leggere questo dato direttamente dalle sorgenti e effettuerà appunto le operazioni che abbiamo detto. In questo modo quindi garantiamo all'utente finale un dato sempre aggiornato e con alti livelli di qualità, sia appunto del dato in sé, del contenuto, come anche dei metadati. E nella fattispecie appunto Regione Lombardia per i suoi dataset applica appunto questo tipo di metodo, quindi l'utilizzo di automatismi, ma sappiamo che appunto attraverso l'iniziativa che appunto Regione Lombardia ha fatto con il cofinanziamento negli anni scorsi verso gli enti locali, molti di questi appunto hanno sfruttato appunto questa occasione per poter automatizzare, no, anche loro la pubblicazione di questi dataset, per cui diciamo è sempre consigliabile perché i vantaggi che abbiamo visto stamattina sono molteplici. Con questo ho concluso questo breve intervento, disponibile ovviamente a rispondere a qualsiasi domanda se ce ne sono. Grazie mille. Grazie a te Giovanni, grazie Ferdinando. Come vedete nella chat, nel frattempo Regione Lombardia ha pubblicato i link dove trovate i materiali disponibili, la registrazione anche dell'incontro odierno quando sarà terminato ovviamente. E con questo intervento possiamo considerare conclusa la sessione dedicata alla pubblicazione degli Open Data. Ci avviamo quindi verso la parte conclusiva di questa sessione formativa con un intervento che è particolarmente importante e interessante, che sarà quello di Lorenzo Sommaruga. Lorenzo lavora presso la SUPSI, l'Università della Svizzera Italiana, collega di Yolanda Pensa che abbiamo sentito in precedenza. In particolare alla SUPSI Lorenzo è responsabile dell'area di ricerca dell'Istituto Open Data e Tecnologie Educative, quindi anche lui è persona che la sua storia professionale lo conferma e lo dimostra, estremamente attenta al tema degli Open Data, con particolare riferimento alle modalità più avanzate di pubblicazione dei dati, quindi quelle che, come Matteo diceva in precedenza, possiamo definire a 5 stelle, possiamo definire proprio le più aperte, le più automatizzabili. E con Lorenzo vedremo nella sua presentazione come qual è il lavoro che si sta facendo nell'ambito del progetto Gioconda per consentire la pubblicazione al di là dell'open data semplice, ma appunto di quello che viene chiamato linked open data. Cedo a lui la possibilità di condividere lo schermo. Fatto, Lorenzo, a te la parola. Ok, grazie Maurizio, grazie a tutti. Dunque, come appena introdotto Maurizio, sono della SUPSI e mi occupo principalmente di sviluppo sistemi informativi, applicazioni web, che sono anche le materie di insegnamento da diversi anni, anche di web semantico,
e quindi quelle tecnologie che ci hanno permesso di fare un salto ulteriore, diciamo, nella qualità dei dati e della tipologia di dati che andiamo a pubblicare nel progetto. Come hanno introdotto i miei colleghi precedentemente, avete avuto una prima introduzione su cosa sono gli open data, su quali benefici potrebbero avere anche per le pubbliche amministrazioni. E poi abbiamo visto in particolare anche, come negli ultimi interventi, cosa potrebbero fare le pubbliche amministrazioni per, come primo passo per aprire dei dati, quindi pubblicarli e renderli accessibili online in qualche modo. Con questo mio intervento andiamo a fare un passo ulteriore, che è la parte più diciamo innovativa di questo progetto Interreg Gioconda, che è il passaggio da Open Data a Linked Open Data, quindi aggiungere un certo valore che è il collegamento, la correlazione di questi dati. Quindi quello che andiamo a fare è, in questa mia presentazione, darvi un'idea del processo di conversione che è necessario per convertire questi dati, come abbiamo visto anche in presentazioni precedenti, da 3 vogliamo portarli a 5 stelle. E questo come lo facciamo? Lo facciamo con la piattaforma Gioconda che abbiamo sviluppato, e consiste in un sistema che cosa fa? Una funzionalità di conversione o mapping, quindi va a mappare una sorgente dato, come quelli che abbiamo visto esposti su portale Regione Lombardia o su altri portali, va a convertire questo dato e a mapparlo su dei vocabolari, degli altri formati, usando altri termini che sono standardizzati. E quindi questo ci dà un primo passo di passaggio a un 4 stelle. In più, la quinta stella viene aggiunta con un interlinking aggiuntivo di alcune di queste risorse, quindi collegare per esempio un museo a un'immagine di quel museo che non era presente nel dataset iniziale. Generalmente questo processo è molto complesso e può dipendere dal formato iniziale. Abbiamo visto anche prima alcuni esempi sul portale di Regione Lombardia, alcuni esempi di dati tabellari, come possono essere prodotti e messi e aperti sul portale. E quindi il processo di conversione dipende chiaramente da come ci arrivano in input questi dati, come sono stati aperti, come sono strutturati. E per poterli poi mappare su un formato comune. Ecco, il valore aggiunto è anche quello di riuscire, proprio anche considerando la natura interregionale, internazionale di questo progetto, riuscire a pubblicare dei dati omogenei anche in contesti e ambienti diversi, per esempio provenienti da Svizzera o provenienti da Italia, e riuscire poi a poterli diciamo interrogare e ricercare in un modo comune. Questo è un processo generalmente molto complesso, che dicevamo dipende dal formato del dato iniziale e dal formato che si vuole del dato finale. E l'approccio che comunemente viene seguito in altri progetti, in altre nazioni, è quello programmatico, cioè si va ad intervenire direttamente sul singolo dataset scrivendo, programmando dei software che vadano a fare questa conversione, vadano a riesporre, anche eventualmente attraverso dei middleware ad hoc, vadano a riesporre il formato finale ontologico standardizzato. Questo chiaramente, questo approccio va a richiedere un continuo intervento per ogni nuovo dataset di una programmazione, quindi di una risorsa di programmazione, e questo non è tanto automatizzabile. Quello che abbiamo cercato di fare noi con questo progetto è cercare di semplificare questa parte, nascondere la complessità di tutta la conversione, in quanto la conversione richiede anche un esperto che capisca come trasformare il formato iniziale in un formato finale standard, deve conoscere la parte ontologica
che può essere complessa, di quali sono le classi e le proprietà da usare per mandarlo fuori in un formato standard. Quindi quello che abbiamo cercato di fare con la nostra piattaforma è semplificare, creare un tool che possa, una piattaforma, in modo tale che una pubblica amministrazione o un produttore di Open Data possa arrivare a far pubblicare in formato aperto link di Open Data, quindi con maggior valore, un proprio dataset in modo semplice. E questo l'abbiamo fatto mediante la nostra piattaforma che gestisce questo processo di conversione. Vi accenno più o meno come potrebbe funzionare. Dunque, l'architettura della nostra piattaforma è la seguente. Partiamo dall'esistenza di alcuni dataset che possono essere forniti da dei provider italiani o svizzeri in vari formati, quindi quelli tabellari che abbiamo visto o altri formati. Questi dataset vengono mandati in input alla nostra piattaforma, la quale cosa fa? Va per ciascun dataset con delle ontologie di riferimento, quelle che chiamiamo ontologie standard, vedete la parte che esistono già, e qui per queste abbiamo utilizzato per esempio quelle già definite dal progetto dell'Agenda Digitale Italiana, l'AGID, che ha definito delle buone ontologie già per le pubbliche amministrazioni, e quindi andiamo a, con questa piattaforma, a creare, a convertire i dati di input in, principalmente andiamo a esportarli come una lista di un catalogo di dataset convertiti, li andiamo a rendere disponibili mediante un sistema di query automatico con un linguaggio particolare chiamato Sparkle sul nostro server, in modo tale che possa essere interrogato. Darò poi fra poco un esempio di questo, e quindi arrivare poi a degli utenti fruitori finali che possono essere altre pubbliche amministrazioni, semplici cittadini o altre aziende, imprese che vogliono sfruttare questi dati. Inoltre, nella piattaforma abbiamo introdotto la possibilità di accettare delle richieste mediante un modulo preformato di pubblicazione di nuovi dataset load, dove principalmente quello che ci interesserà sapere sarà dove andare a trovare, quindi qual è la fonte sorgente del dataset, in che formato è e che tipologia di dato è, e quindi poter poi automatizzare, se possibile, questo processo di conversione. Le triple che vengono esposte, quindi quel formato, è in formato RDF, formato standard del link di Open Data, e quindi permetterà poi a fruitori di interrogarlo e creare eventualmente delle applicazioni. Quali sono le fonti che abbiamo considerato, nel senso, nel nostro progetto, in modo molto pragmatico, siamo andati a sperimentare e a prendere dei dataset sia dalla parte Regione Lombardia italiana che dalla parte svizzera, soprattutto nel Canton Ticino. Siamo andati a prendere dei dataset che riguardano quelli che erano i principali temi, contesti, le aree applicative del progetto Gioconda, che erano riguardanti il turismo, l'ambiente, o diciamo, ecco, quindi i dataset che abbiamo scelto, su cui siamo andati ad intervenire, sono principalmente da parte di Regione Lombardia tutti quelli che riguardano delle strutture ricettive, quindi agriturismi, campeggi, case vacanze, hotel, eccetera, e analogamente forniti da Ticino Turismo, nostro partner, che colgo l'occasione di ringraziare per la fornitura di dati, insieme a Oasi, il progetto Oasi del Canton Ticino, del Dipartimento del Territorio, che ci ha fornito i dati ambientali dalla Svizzera. Riguardo l'Italia, i dati ambientali siamo andati a prenderli dall'ARPA, e quindi sulla qualità dell'aria i parametri, abbiamo considerato per ora tre parametri, e siamo andati a riesporli in formato LOD. Inoltre, in
I musei erano disponibili sempre sul sito di Regione Lombardia, dell'Open Data di Regione Lombardia, mentre a livello svizzero li abbiamo raccolti come Open Data dal progetto Wikidata che anche Yolanda ha introdotto prima, dove sono stati raccolti in modo collettivo ed esposti secondo il formato di Wikidata. Quindi queste sono le fonti dati che abbiamo utilizzato, da dove siamo partiti. Questi dataset sono in alcuni formati iniziali, vediamo qui un esempio. Per esempio i musei italiani hanno alcune proprietà caratteristiche come la provincia, un indirizzo di una via, un comune, magari un numero di telefono, hanno tante proprietà. E questa quindi è la strutturazione, il formato con cui vengono inizialmente esposti i dati. Qui trovate anche un link eventualmente dove andare a vedere esattamente sul portale come vengono esposti i dati di partenza. Questi dati sono dati di musei italiani, per esempio, dalla parte lombarda. I musei svizzeri, analogamente, sono esposti, per esempio, da Wikidata con la strutturazione di Wikidata. Quindi qui abbiamo già dati analoghi che noi vorremmo rendere omogenei e riesporre con un'unica formattazione. Quale formattazione? Quella fornita dal vocabolario, dall'ontologia standard, dicevo, del progetto Agit, in particolare dell'ontologia che si chiama Cultural On di Ontopia, che ci permette di rappresentare con delle etichette specifiche tutte quelle che sono dei siti culturali o dei musei. Esistono quindi l'etichetta di museo, avere un sito, avere dei contatti, quindi l'indirizzo per esempio viene espresso mediante un online contact point. Qui vediamo come la nostra piattaforma, andando a prendere, come ho anticipato nelle slide precedenti, da diversi formati, lato italiano e lato svizzero, delle informazioni su musei, è andata a mapparli, li riesponiamo e li mappiamo su un vocabolario comune. Andiamo a mandarli fuori, a riesporli con delle etichette e delle proprietà comuni. Quindi, per esempio, un'email verrà esposto da una proprietà che si chiama Esimail da entrambi i lati. In questo modo otteniamo un'esposizione omogenea di dati della stessa categoria, per esempio musei, che possono essere quindi interrogati in modo comune. Come facciamo ad avere questa trasformazione? Entriamo un po' più nel dettaglio per che ci descrive come semplificare il processo di trasformazione. Abbiamo usato un vocabolario interno, vale a dire il nostro obiettivo era quello di descrivere in modo omogeneo e semplice i dati che venivano dalle fonti diverse, senza però dover andarsi a studiare quali sono i dettagli, quale etichetta usare, se esiste l'etichetta Esimail o come si chiama quella particolare proprietà. E quindi abbiamo cercato di dare una semplificazione, di organizzare in categorie che rappresentano dei contesti o delle ontologie, dei vocabolari, quelli che sono gli elementi con cui lavorare. Per esempio abbiamo una categoria che contiene delle classi e queste classi hanno dei campi. Nel caso specifico dei musei abbiamo definito una categoria musei e contiene contiene delle discipline, contiene un elemento museo, contiene delle coordinate geografiche. Abbiamo definito dei nomi interni, diciamo, che vanno a semplificare quello che sarà il nome che ci arriva, la proprietà, il valore della proprietà che ci arriva dai dati esterni, e li andiamo a mappare poi sul vocabolario di uscita. Semplificando quello che ho appena detto, cosa avviene nella nostra piattaforma come processo di conversione? Abbiamo visto, noi andiamo a prendere i dati in modo non omogeneo da diverse fonti, per esempio da Data Lombardia e da Wikidata, con diverse richieste online. Facciamo il nostro input mapping e li importiamo nella nostra piattaforma secondo un vocabolario interno che consideriamo comune, quindi qui entrambi li mapperemo su dei nostri nomi interni che rappresentano un museo, un indirizzo, eccetera. Dopodiché questo nome interno verrà ritradotto e rimappato secondo uno
ontologia standard, in questo caso quella della Cultural Loan, su i nomi esatti e le etichette esatte da utilizzare nel formato LOD con cui verranno riesposti. In questo caso noi semplifichiamo questo processo da un punto di vista dell'utente finale, perché l'utente finale ci fornisce questi dati. Potrebbe, un esperto va a lavorare sul vocabolario esterno e sull'output mapping e in questo caso possiamo ottenere un'automazione della pubblicazione. Cosa permette di fare la nostra piattaforma? Ci potrebbe facilitare la pubblicazione di nuovi dataset. In che modo? Consideriamo tre possibili casi d'uso. Vale a dire, potremmo avere dei dataset che hanno la stessa struttura di uno già esistente. Supponiamo per esempio di voler pubblicare un nuovo dataset LOD che è già strutturato come quello dei musei di Regione Lombardia. Quindi, come abbiamo già visto sul portale Open Data Regione Lombardia, abbiamo una tabella con certe proprietà. Se creiamo un nuovo dataset di nuovi musei, di una nuova provincia, di una nuova regione, secondo quel formato, noi avremmo sia l'input mapping che l'output già definiti e quindi potremo avere un processo automatico quasi immediato di pubblicazione del dato LOD, in quanto sappiamo già quale proprietà andare a prendere da quella struttura di dati, come importarla nel nostro vocabolario, e nell'output mapping abbiamo già definito come tradurla nel formato standard di uscita in formato LOD. Questo potrebbe essere il caso ottimale, ma chiaramente potrebbe essere che qualcuno voglia pubblicare dei dataset, per esempio, su musei, ma che non esistono già nel formato tabellare uguale a quello di Regione Lombardia, ma in un altro formato. In questo caso, come per esempio potrebbe essere quello di Wikidata o altri formati, cosa dovremmo fare? Dovremmo configurare solo l'input mapping in modo tale da tradurre questi dati che sono di musei nel nostro vocabolario interno che ha già delle etichette predefinite nella categoria dei musei e quindi poi sfruttare l'output mapping che va a usare la Cultural Loan con i musei che già esisteva. Anche questo caso può essere abbastanza automatizzabile in modo rapido. Terzo caso, quello completamente nuovo in cui ho un dataset con una struttura iniziale nuova e non mappabile in un vocabolario interno già definito, per cui dovremo andare a configurare sia l'input mapping che l'output mapping. Questo richiederà un maggior lavoro, perché bisognerà soprattutto sulla parte di output mapping andare a vedere quali vocabolari standard esterni esistono e andare a definire la mappatura sul nostro vocabolario interno esistente. Questo potrebbe essere un caso, per esempio, supponiamo per ora non abbiamo ancora importato dati relativi a bike sharing, se volessimo importare dei dataset in quel settore dovremmo andare a lavorare su entrambe le parti. Arrivati a questo punto, penso abbiamo tempo un attimo per andare a vedere rapidamente una piccola demo della nostra piattaforma, quindi esco un attimo dalla presentazione e passiamo a un browser online dove poi vi passo anche questo link. Andando sul link della nostra piattaforma Gioconda Subs CCH, trovate un accesso per i fruitori, gli utenti finali, con un piccolo video, breve video di un paio di minuti che descrive la piattaforma in breve. Magari lascio a voi, passandovi il link eventualmente, di rivederlo con calma. Magari entro vi faccio una piccola demo più live di quello che abbiamo sulla piattaforma. In questa piattaforma possiamo accedere, prima di tutto, navigare i dati come mappa, quindi mappiamo i dati avendo tutti i dati che hanno delle coordinate geografiche che possono essere mappate e quindi li possiamo navigare come una mappa, oppure abbiamo una lista, un catalogo dei nostri dati, oppure esposti con l'endpoint Sparkle, quindi interrogabili mediante delle query. La mappa si presenta in questo modo, possiamo entrare nella mappa se clicchiamo al link e andare a vedere per esempio i musei
del Ticino, ci appaiono sulla mappa quelli che adesso sono importati, e in questo caso potremmo andare per esempio a prendere un museo, potremmo andare per esempio a vedere a Milano, e andiamo a vedere il museo, vediamo se troviamo il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci. In questo caso abbiamo importato il dataset, questo dato dal dataset di Regione Lombardia, e troviamo quelle che sono le proprietà che abbiamo riesposto secondo le etichette del vocabolario standard della Culture Alone, dei musei. Quindi troviamo che ha una disciplina, ha dei servizi, e troviamo varie proprietà, un punto di contatto, un'email, eccetera. Questa è una versione semplificata di quello che è il formato RDF più standard da un punto di vista di programmazione del web. Quindi le stesse proprietà le ritroviamo in RDF, esposte come triple RDF, e possiamo per cui navigare questi dati. E qui li vediamo rappresentati, chiaramente poi abbiamo altri dati che sono per esempio quelli sull'ambiente, quindi qua troviamo dati per esempio sulla qualità dell'aria Italia oppure del Ticino, e troviamo dei dati che sono aggiornati anche in tempo, questo è stato aggiornato oggi alle 10.45 grazie al sito di Oasi che li aggiorna molto rapidamente, e andiamo a riesporre quali sono i valori dei parametri. Quindi questi sono tutti i dati poi interrogabili. Quindi abbiamo una prima esposizione dei dati su una mappa, poi abbiamo un'esposizione con un catalogo. Il catalogo si presenta come lista di tutti i dataset che abbiamo esposto, e dei quali abbiamo una piccola descrizione che dicono per esempio i dati dei musei del Ticino, che sono descritti in Wikidata dall'Osservatorio Culturale del Canton Ticino, che licenza hanno. Abbiamo il file RDF che può essere scaricato direttamente di questo dataset, oppure potremmo navigare per esempio se andiamo a vedere i dati dei musei italiani, andiamo a prendere lo stesso museo, navighiamo per classi, andiamo a prendere il museo che abbiamo appena visto di scienze della tecnica nazionale, questo Leonardo da Vinci. Qui abbiamo esposto il museo e l'abbiamo esposto descrivendolo con le etichette standard del linguaggio dell'ontologia dei musei, dove vediamo che questo museo è dichiarato anche essere, oltre ad avere delle label oppure tutte le altre, il contact point, il posizionamento eccetera geografico, abbiamo una descrizione per esempio di una equivalenza. Ecco, qui troviamo già un punto particolare del linked open data. Andiamo a dichiarare che questo museo è equivalente a un altro link, troviamo, e questo link ci porta al museo, ecco, a questo museo della tecnica di Wikidata. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo collegato il nostro museo a quello di esiste su Wikidata della scienza e della tecnica. In più, l'immagine che sul sito sul dataset di Wikidata esiste, viene per cui cioè può essere utilizzata anche dal nostro dataset. In questo modo abbiamo collegato delle risorse, aggiunto un valore. In questo ve lo mostro con un esempio semplice: siamo andati a prendere l'immagine del museo che non esiste nel dataset iniziale di Regione Lombardia, e l'abbiamo aggiunta come valore al dataset al nostro dato del Museo della Scienza della Tecnica Regione Lombardia. Questo questo dato può essere anche esposto in formato RDF, quindi si può arrivare a vederlo esposto in questo modo, dove troviamo la dichiarazione in formato XML RDF delle triple di tutte nel particolare linguaggio ontologico del LOD, formato standard del LOD, troviamo
tutti i dati che abbiamo anche visualizzato poco fa. Detto questo, allora, che altro possiamo vedere della nostra piattaforma? Ci rimane da vedere una terza esposizione che facciamo, che altrettanto utile, che è quella mediante Endpoint Sparkle. Con l'Endpoint Sparkle nella nostra piattaforma cosa possiamo fare? Allora, esponiamo la possibilità di fare delle query con un particolare linguaggio di selezione di particolari parametri che ci permettono di andare sulla nostra piattaforma e selezionare particolari elementi. In questo caso, per esempio, potremmo andare a chiedere le 10 più, chiamiamole greenies, nel senso quelle col valore migliore del parametro 3, le strutture ricettive, anzi in questo caso andiamo a prendere strutture ricettive che sono di una certa tipologia, che è quella dei bed and breakfast. Se facciamo girare questa query, arriviamo, questa è stata fatta girare poco fa, quindi arriviamo che quasi in tempo reale, sarà di un'oretta, mezz'ora, un'ora fa, le migliori strutture ricettive di bed and breakfast, che ha, dove il parametro di ozono in questo caso può essere più basso, sono, in questo caso le troviamo a Monza, al parco di Monza, a Voghera o a Lugano, alcune strutture ricettive. Questo per darvi un esempio di quale selezione può essere fatta, quale uso può essere fatto dei dati. Un uso ulteriore di questi dati lo potete trovare sempre dalla nostra piattaforma andando a vedere un esempio di applicazione dei musei, quindi con questo link, dove potete andare a trovare, in questo caso un nostro collega, il collega Riccardo Mazza, ci ha creato una specie di app dimostrativa. Questa è un'app dimostrativa esterna, vale a dire siamo andati a creare una visualizzazione grafica di quello che sono i dataset, andandoli a pescare, a interrogare mediante le Sparkle Query sul nostro portale. E in questo caso visualizziamo per esempio i musei in Ticino e in Lombardia, dove posso mostrarvi per esempio, beh, qui li vediamo per tipologia. Siamo riusciti a vedere anche le varie tipologie, la distribuzione Italia-Svizzera, se abbiamo 3 musei storici, 4 scientifici. Se andiamo a vedere nei dettagli, per esempio, troviamo il valore aggiunto che vi dicevo poco fa, cioè il fatto di avere dei dati linkati. Vale a dire, adesso vediamo se mi arriva il link dei dettagli, ecco sì, mi sta caricando, oltre, beh, qui li vediamo ripartiti anche su questa mappa, ma in più, appena mi carica, scusate la mia rete lenta, abbiamo l'immagine, eccola che arriva, questo è il valore aggiunto che vi dicevo, i dati dei musei inizialmente nelle fonti di input non hanno l'immagine, con il nostro Linkido Open Data abbiamo arricchito i dati iniziali aggiungendo le immagini prese da Wikidata. Quindi in questo modo stiamo proprio linkando tutte le risorse aperte che esistono in rete, e questo ci permette quindi di avere un Linkido Open Data, un uso a 5 stelle. Questo cosa potrebbe portarci quasi come conclusioni a pensare comuni, pubbliche amministrazioni o aziende, pubblicate i vostri dati in formati aperti, che sono standardizzati, in modo tale che potrebbero essere poi utilizzati, arricchiti, incrociati da qualcun altro. Con questa piattaforma stiamo facendo dei primi passi per automatizzare un po' questi interlinking e queste riesposizioni che vanno a arricchire molto il valore dei dati. Poi l'uso che ne verrà fatto, come accennava anche prima Ferdinando, non lo sappiamo, cominciamo a esporli, poi qualcuno potrebbe usarli per diversi usi, magari non quelli inizialmente pensati, che possono dare un ulteriore valore aggiunto e una ricaduta anche economica dell'esposizione di questo dato. Stiamo lavorando anche su altre esposizioni dei dati, per esempio le accommodation in Ticino e in Lombardia, sempre dai nostri dati, dove in questa visualizzazione, per esempio, appare evidente da questa distribuzione geografica, come per esempio abbiamo tra Ticino e Lombardia
abbiamo una distribuzione quasi del 50% uguali degli ostelli, mentre per esempio per i bed and breakfast, vediamo che bed and breakfast ce ne sono tanti in Lombardia e pochissimi in Ticino. Quindi questo vuol dire, cioè, forse ecco, ci possono dare delle indicazioni su una certa distribuzione. Poi l'uso e i ragionamenti, le decisioni che potrebbero essere fatti sui dati o sulla presentazione dei dati sono esterne alla nostra piattaforma. In questo caso abbiamo solo voluto dare dei cenni di possibili usi. Con questo penso di aver concluso la presentazione della piattaforma e quindi potrei passare slide finale del progetto con tutti i partner che ringrazio e ripassare la parola a Maurizio. Ti ringrazio Lorenzo, hai concluso diciamo per oggi, perché in realtà poi la discussione andrà avanti, ci saranno degli altri momenti di confronto per entrare più nello specifico rispetto agli spunti già molto dettagliati e interessanti che ci hai fornito oggi. E io, come dicevo, datemi solo un secondo, come dicevo, l'incontro di oggi è un momento formativo che si inserisce in un percorso che porterà in realtà a una fase di vera e propria sperimentazione di quanto ci siamo detti, legata alla pubblicazione degli open data, ossia il sistema a 3 stelle di incardinato dalla Regione Lombardia, oppure la vera e propria sperimentazione dei LOD, ossia del sistema 5 stelle, a partire dalla piattaforma Gioconda. Noi nei prossimi giorni di fatto daremo il via a queste attività di sperimentazione. La pubblicazione, quella relativa alla pubblicazione degli open data, consentirà da un lato di supportare l'ente appunto di tutto quello che è il ciclo di individuazione, predisposizione e pubblicazione dei dati in formato aperto, ossia è previsto un affiancamento del singolo ente che ne faccia richiesta tramite appunto l'applicazione di un modello di prioritizzazione delle banche dati, la definizione di un paniere di dataset dell'ente che sia coerente con con le tematiche prioritarie individuate dalla Regione Lombardia. Su questa base verranno poi quindi applicati degli strumenti di analisi giuridica di qualità che abbiamo visto introdotti nella giornata odierna, e poi arrivando alla vera e propria pubblicazione di nuovi dati, di nuove banche dati sulla piattaforma regionale. La sperimentazione dei linked open data verrà svolta nella parte finale del percorso progettuale, a seguito di un'ulteriore sessione formativa rivolta a tutti voi che avrà luogo il 24 marzo. Sarà il 24 marzo, prevediamo un incontro dedicato proprio nello specifico ai linked open data, cosa fare, come valutare gli impatti, la gestione e il riuso dei dati aperti. E quindi di fatto con questi momenti di confronto e di collaborazione andremo a concludere quella che è l'esperienza biennale del progetto Gioconda. Voi avete la possibilità, tutti coloro che ne sono interessati, di partecipare sia al prossimo webinar, anzi vi invito sinceramente a farlo, che poi appunto ad aderire e partecipare alla fase di sperimentazione. Riceverete un'email dedicata per questa attività. Entrambe le attività di sperimentazione, entrambe le fasi di sperimentazione si concludono il giorno 2 aprile, di fatto la vigilia di Pasqua, perché quello è il termine ultimo del nostro progetto. Basta, direi che non aggiungo nulla di più, mi sembra che non vi siano
Verifico solo se vi sono domande, ma vedo soltanto il link appunto alla piattaforma Gioconda e non vedo altre domande al sistema, quindi restiamo ancora un attimo a disposizione, ma altrimenti vi saluto. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti, a risentirci. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.